parlerà anche di mercato, parlerà del suo attacco, della sua difesa, lo sentiremo tra poco, tanto dedichiamo un po' più di spazio all'Inter, essendo la favorita. Qui ha fatto un discorso generale, di Generale. principi, come fa il coach, Mani l'allenatore, il avantismo. Ma motivatore. lui su questo, Mani Claudio, avanti, però totale. la mia malizia sta nel far parlare dell'Inter subito Ah, uno juventino, prego. vabbè. No, no, prego, se No, volete, no, no, io. voglio sentire opinioni, No, che allora lancio io la sì. palla Lui ormai, subito. a dispetto degli altri anni, lui fa il Sì, disturbatore. Sì, ma tanto. sai che Noi lo lottiamo per lo scudetto, poi è inutile che faremo dei calci. nella commedia dell'arte del calcio serve anche il disturbatore. Esatto. Benvenuto No, io disturbatore. allora. Ci disturbi. Grazie, grazie, grazie. No, allora, io non riesco a. Se fossi un tifoso dell'Inter, dopo quello che ho visto l'anno scorso e l'anno prima, dopo aver aggiunto quest'anno soltanto i giocatori di livello totale, perché i giocatori che ha preso l'Inter, a parte il portiere, giocherebbero titolari nel Milan, nel Napoli, nella Juventus, nella Roma, nella Lazio, nella Fiorentina e anche nell'Atalanta. Cioè, se la Juve avesse Taremi davanti al posto di Vlahovic, la Juve probabilmente lotterebbe per lo scudetto. Taremi è un giocatore già fatto e finito, Zielinski Sai che altrettanto. da quando stai vicino Scusa. a me stai migliorando? No, ma no, quando non ci sei che peggio dopo. Il concetto Avete è. dei codici fra di voi, Sì, no? ma no, ma mi interrompe, vuol farmi perdere il filo lui, perché dopo così non sa dove, do, sa dove Quindi voglio c'è il andare disturbatore e l'interruttore, l'interrompitore, insomma, No, vabbè, il concetto è semplicemente che da un allenatore che si dimostra e si è dichiarato. Cioè, quest'anno l'abbiamo dichiarato più volte che Inzaghi è cresciuto, che ha trovato finalmente il modo per gestire la squadra in modo migliore, non aver paura di se stesso, di proporre gioco e basta, di asfaltare il campionato, perché questo è stato. Lui parla come se fosse il Milan o il Napoli che ha vinto lo scudetto. Cioè, lui ha paura di cascare nell'errore che hanno fatto le altre due, nei turni precedenti. c'hai Però intuito l'Inter ha quello? perso due scudetti negli ultimi 3 anni, non è che li ha vinti. Allora, la prima risposta al primo disturbo. Prima di tutto, no, ma lui viaggia per corrente sua, Allora quindi spiegami perché adesso. Marotta ha messo 2 milioni di euro in più sul contratto del se vince il campionato Inzaghi. Perché? C'è il premio, sai, io non lo so io. Sullo scudetto, guarda Anche caso. tu Come mai? c'hai la fonte? No, no, Ah. l'hanno detto loro, hanno dichiarato loro pubblicamente. Allora, risposta al disturbo. Quindi un Inzaghi che Ma no, dice ma sono che frasi fatte da 40 anni che era quando paura, vinci, insomma. ma no, No. paura no, anzi, si è fatta una bella esperienza perché io non dimentico quando ho vinto il Milan, noi abbiamo fatto 7 pareggi, quindi da lì, con tutto il merito del Milan, perché non era la più forte, e chapeau che ha vinto il campionato, da lì l'ha fatto crescere molto e sono sicuro perché gestire anche 17-18 titolari non è semplice. No, certo. Quindi, perché noi parliamo che ci sono. Sai Però c'è anche l'anno dopo, il Napoli. Eh sì, poi Napoli esperienza che lì ha fatto un capolavoro, Però quindi. potevi giocartela fino a febbraio, eh. Allora, Sì. scusate se vi interrompo in questo caso, ma l'avevo annunciato prima Cioè. e se il collegamento mi sembra buono, lo saluto e lo ringrazio di essere qui in questa puntata di inizio campionato. È la mia prima la conduzione di Netweek, insomma, è un grande protagonista del calcio italiano, che è Luciano Moggi, collegato con noi. Buonasera. Ciao Brechino, complimenti e buon lavoro. Iniziamo Grazie. bene, uno studio diverso, quindi tutto bene. Sì, ma questa. Alcuni scolaretti che stanno lì ad ascoltare, però veramente bello. Mi piace lo studio, mi piace il tuo modo di condurre, adesso ci Vabbè. confrontiamo. Tutto bene. Ti ringrazio molto e apprezzo molto questo diciamo così, appoggio, perché ogni avventura è nuova. Io, insomma, sarà la settima o ottava startup della vita, insomma, no? Come diceva quando a Mentana hanno chiesto se andava al 9, No, Mentana ha detto: ma ho sei 70 anni, ho abituato, fatto il dai. TG5, il TG7, noi abbiamo fatto studio aperto, i programmi, le cose. Vabbè, Moggi, ma allora all'Inter, non so se ha sentito quello che ha detto Inzaghi. Ha sentito No, Inzaghi? Vabbè, Inzaghi diciamo, nella conferenza di oggi noi abbiamo fatto un breve taglio di forbici, ha detto: abbiamo il dovere e la responsabilità di riconfermarci. E qui in studio discutevano se era un Inzaghi sicuro della forza dell'Inter o era un Inzaghi che di fatto è un po' timoroso e quindi mette la palla in avanti per dire: bah, insomma, ce la faremo o no, vedremo. sono due cose diverse, il dovere è una cosa e praticamente il potere è un'altra. Io credo che l'Inter in questo contesto qui sia la favorita d'obbligo, anche perché praticamente prima di tutto non ha cambiato allenatore, ha rinforzato la formazione mettendo Zielinski e Taremi ed è pronta, attenzione, a fare anche qualche cos'altro perché Beppe Marotta e Ausilio hanno fatto il mercato già finito diciamo a giugno.
quindi hanno tutta la possibilità di osservare qualsiasi cosa che possa venire fuori, che possa essere utile all'Inter per appropriarsene, oppure un'altra cosa importante, mettere i bastoni tra le ruote nelle trattative di alcune squadre di calcio. Io credo che in questo momento l'Inter sia la favorita, però attenzione, io adesso il Milan con i vari Fofana e tutto quello che è stato acquistato potrebbe essere un avversario d'obbligo e molto attendibile. Poi c'ha una dirigenza che adesso non scherza e si chiama Di Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è un consulente, per modo di dire, perché non ha ancora i requisiti per diventare direttore generale, ma sarà poi direttore generale dell'Inter, quindi ha già voce in capitolo diversa da quella del consigliere. Poi se guardiamo le altre squadre, Brachino, il problema sai qual è che Bologna non si ripresenterà come si è presentato l'anno scorso, la Lazio non c'è, la Roma potrebbe essere in Europa League. Io, se mi domandi un qualcosa su questo campionato, ti dico che se lo batteranno tra Milan e Inter, soprattutto Inter, e la Juventus praticamente starà alla finestra per vedere, anche perché è una squadra tutta in cantiere, perché tutti dicono no, la Juventus è ribaltata, cioè, ma quale ribaltato? Adesso arrivano conferme delle cessioni e sono tutti a ripropaganda per adesso, e non arrivano conferme degli arrivi. Adesso certo, e mi spiace che non sei qui, che non ci si può guardare, fare i segni sulla scaletta. Presto, non preoccuparti. No, ma poi ti aspettiamo qui al tavolo, insomma, al tavolo dirigenziale di Network. Però noi abbiamo già fatto oggi, abbiamo diviso la scaletta per blocchi, quindi abbiamo fatto il primo blocco Atalanta, abbiamo parlato della Roma, della Lazio, del Bologna. Adesso facciamo l'Inter, poi faremo il Milan e poi faremo la Juve. Così nella puntata di presentazione del campionato, è chiaro che poi abbiamo intrecciato le notizie di calciomercato con i vari pareri. Io propongo però di sentire, così chiudiamo una prima parte del discorso. Scusi, Claudio, posso aggiungere una cosa su quello che abbiamo sentito di Inzaghi? Perché il fondo di verità di quello che diceva Francesco è che lui ha un po' di timore, diciamo, dopo aver vinto, ma lui lo giustifica con i dati. Il Napoli ha vinto lo scudetto, è arrivato decimo. Il Milan ha vinto lo scudetto, è arrivato quarto, poi quinto, poi quarto, perché la Juve è penalizzata. Quindi lui vuole tenere altissima la concentrazione, parla in settimana tra le varie interviste. Secondo me la più significativa, il titolo che ha dato, dobbiamo avere una concentrazione folle. Perché dice alla squadra, non è che noi siamo i più forti, i più belli, i più bravi, allora vinciamo in automatico, si riparte da 0-0. Però risentiamo la seconda parte, volevo darla dopo, ma diciamolo subito. Inzaghi che parla del mercato della sua società, tra soddisfazioni e meno. Sentiamo. Tanti, insomma, si sono, per quanto riguarda il mercato, il parco attaccanti, insomma, sono state fatte delle valutazioni insieme al club, e quindi abbiamo scelto in questo momento di rimanere così con i cinque attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione fino alla fine del mese. In questo momento ci sentiamo ben coperti perché abbiamo un reparto che ci convince. Abbiamo in questo momento abbiamo quella mancanza del difensore sinistro che stiamo cercando di individuare. Il mercato non è semplice, come è difficile per l'Inter, è difficile per le altre squadre. Anche oggi, insomma, eravamo qua con tutti i dirigenti, con il nuovo presidente, ne abbiamo parlato, sappiamo, e ho la fortuna, insomma, di avere dei dirigenti capaci che sanno che lì dobbiamo mettere un giocatore importante che ci potrà dare delle rotazioni in più, come ci daranno i tre nuovi acquisti. C'è una notizia sul difensore? Sì, che potrebbe essere l'argentino Tomás Palacios, che è un giocatore giovane, l'identikit che ha indicato la nuova proprietà Oaktree non è ancora fatta, però il giocatore ovviamente verrebbe subito all'Inter. C'è un po' di concorrenza tedesca, 5-6 milioni era un po' la cifra che l'Inter aveva stanziato quando poi è arrivata la Juventus e ha preso Cabal. Però l'Inter vuole spendere poco per un difensore mancino, potrebbe essere colui. Questa è la formazione, il vice bastone, un ottimo piede. Mentre in attacco Inzaghi ci ha dato una notizia oggi, cioè Correa non rimane, è fuori dal progetto, potrebbe addirittura rimanere. Quindi 5 attaccanti l'abbiamo fatto fuori. No, certo. Cosa?
No, qui non c'è tutta la rosa. Questa è la formazione probabile sì, con gli acquisti, diciamo, certi e questo palacio si incerto. Ah, quello lo so, è che fa più di impatto, c'è impressione anche gli la rosa che ha. Però lancio una mezza provocazione su quello che ha detto Inzaghi quest'oggi. Si tiene il parco di attaccanti che ha, secondo me, perché non, l'Inter di fatto non è riuscita a vendere i giocatori che voleva vendere. Moggi, secondo me, altrimenti lui Gudmundsson certo. O chi per esso lo avrebbe Moggi, ma 5 attaccanti non sono troppi poi alla fine? No, per tutte le manifestazioni che deve fare l'Inter in qualsiasi altra squadra penso che ci vogliono. Ovviamente ci saranno quelli che contano di più e altri che contano meno. La sostanza però qual è che nel momento in cui c'è bisogno e certe volte trattandosi di tante partite che vengono fatte in settimana c'è bisogno anche di quelli che non potrebbero interessare magari alla fine per vincere il campionato, ma c'è bisogno di qualcuno che praticamente ricopra il ruolo e l'Inter farà bene a tenere qualche attaccante in più. Io sentivo poi il discorso di Inzaghi sul campionato. Signori, il problema di fondo sapete qual è? È che Inzaghi ha ragione nel momento in cui dice cercheremo di tenere alta l'attenzione, perché lo sa benissimo per esperienza, per tutto quello che è successo, che praticamente tutte le squadre di calcio di questo campionato lotteranno alla morte contro i campioni d'Italia per dimostrare di essere più forti di loro, quindi ogni partita sarà una partita impegnativa per l'Inter e deve avere una rosa abbastanza importante da portare avanti praticamente certo. Perché attenzione, noi abbiamo sentito il presidente dell'Inter. Il presidente dell'Inter non si limita al campionato, parla anche di un Inter che è pronta per la Coppa dei Campioni. Certo. E quindi la rosa necessariamente deve essere ampia. Certo. Io credo, Brachino, io credo che quest'Inter, così come sta, era già forte e adesso è diventata ancora più forte. Concordo. I giocatori che ha preso non sono delle riserve, ma sono dei titolari. Insomma, ce lo dice una nostra autorità, siamo tutti d'accordo, penso. No? Su questo siamo tutti d'accordo. Zinischi, non ricordo chi l'aveva detto prima, forse Fra. Oh, se siamo tutti d'accordo, dobbiamo chiudere il talk. Moggi, se siamo tutti d'accordo, su questo dobbiamo chiuderlo. Io penso che Moggi, se Luciano fosse al comando di questa Inter e l'Inter si presentasse seconda a fine campionato, Inzaghi lo caccerebbe. Allora, però diciamo questo. Andiamo oltre. No, vabbè, allora facciamo così. Prima di chiedere solo che se lo caccerebbe o meno. Tanto è arrivato prima con dei record. Una pausa pubblicitaria e poi finiamo, finiamo il discorso sull'Inter. Che ho due domande da farvi a tutti. Una sul campionato italiano in sé e una proprio sulle squadre che negli ultimi anni vincono lo scudetto e che cosa succede l'anno successivo. Eccoci di nuovo insieme, un po' di notizie sull'Inter. Sì, allora sia per completare il mercato, perché giustamente fuori onda diciamo in realtà le punte dell'Inter sono 7 in questo momento. Allora c'è Salcedo che potrebbe andare in prestito in Serie B italiana, quest'anno ha finito nel Lecco. Satriano che ha rifiutato il Brest per 6 milioni e l'Inter non lo sta utilizzando perché comunque era una cifra importante per fargli capire che comunque preferirebbe prenderla quella cifra. Lui vorrebbe andare in Liga, ci sono un paio di squadre che lo stanno seguendo, tra cui il Betis Siviglia. Gli altri due, Arnautovic e Correa, abbiamo sentito oggi Inzaghi, è disposto a tenerli, mentre per domani indisponibili sono rimasti De Vrij, che recupererà per la terza giornata fine mese, e Zielinski, che viene riaggregato tra 2 o 3 giorni. Gli altri sono tutti... Il debutto non c'è. Pare che dovrebbe giocare anche subito Taremi. No? Io credo più Lautaro, anche se oggi Inzaghi è rimasto un po' Lautaro, ha lasciato qualche dubbio, però secondo me partono Lautaro Thuram con Taremi che entrerà per sostituire. La partita in corso. Esatto. E poi in panchina porta anche Arnautovic, che ha recuperato anche lui. Voglio fare queste due domande, poi mi rispondete tutti, mi taccio sull'Inter. La domanda è questa. La giro a voi studio, poi dopo a chi è collegato. Nessuno ha aperto un cico negli ultimi anni, no? L'Inter ha vinto, poi è andato via Conte, è andato via Lukaku, è andato via Kimi, poi ha vinto il Milan, non si è capito bene che tipo di mercato abbiano fatto per l'anno successivo, ma non si è aperto un cico, anzi insomma è finita male direi, secondo me, con Pioli, poi dopo vediamo perché. Vinto il Napoli, insomma ne abbiamo discusso molto, De Laurentiis si può dare la palma dell'irrazionalità perché tutte le scelte sono state ispirate all'assoluta mancanza di qualsiasi governance. Quest'anno con quest'Inter qui, con questo Inzaghi, con questa società, perché insomma è vero che c'è stato un cambio di proprietà, ma non se n'è accorto quasi nessuno, no? Perché Marotta ha continuato a parlare come fosse il punto di vista
sportivo, tecnico e di governo della società. Però, questo è un tema di cui Moggi conosce molto bene. Siamo all'inizio di un ciclo o ricominciamo in Italia ogni volta che uno vince lo scudetto come se fosse stato? Allora, chiediamo subito a Moggi, dai. Vedi, il problema dell'Inter di quest'anno è un problema un po' particolare. L'Inter si è rinforzata, ha capito che praticamente doveva portare avanti un discorso di tante partite e ha comprato dei titolari e non delle riserve. Per esempio, quando sento dire che Correa fa parte del progetto, mi viene da ridere. Correa fa parte di quei giocatori che stanno nella rosa. Se dovesse capitare che si infortunano 3 o 4, c'è appunto proprio lui. Quindi le notizie vanno in una certa maniera date. Correa è lì, come tanti giocatori sono nella Juventus che non riescono a essere dati via. Punto. L'Inter in questo campionato, secondo me, è la squadra che sicuramente è da riconfermare in blocco e ha a suo vantaggio l'allenatore stesso. Un 11 che praticamente ha dato dimostrazione di essere un 11 veramente buono. Attenzione, poi l'Inter in questo campionato e nel passato campionato, anche quando ha perso, lì per esempio ha perso l'allenatore perché a Bologna si era dimenticato che bisognava vincere la partita, invece lui l'ha perso perché si è impaurito. Ma da quel momento, attenzione, è successa una cosa importante nell'Inter. Ha preso in mano le redini Beppe Marotta e Piero Ausilio in una maniera giusta, andando sempre nei ritiri, e ha preso la squadra, perché questo allenatore giovane diventasse un giocatore sbalizzato e soprattutto sicuro di se stesso. E adesso noi, e l'Inter di queste cose qui, ne trae beneficio, perché ha un allenatore che fa queste dichiarazioni di paura, ma una paura relativa, perché sa perfettamente di mandare in campo, certo, una squadra forte contro squadre meno attrezzate dell'Inter. Allora, voi condividete questo pensiero di Moggi? Mi sembra di sì. Se sì, lo condividete andiamo avanti, certo, perché se no facciamo dopo la messa di Natale all'inizio. All'inizio ho fatto il comizio di Natale, facciamo la messa. Io aggiungerei Natale. Intanto una cosa importante che tu hai detto, aprire i cicli è difficile. La leggenda del fatto che la Juve vinceva 9 scudetti perché non c'era nessuno potrebbe essere guardate anche in questo caso, perché quando il Napoli vince, stravince, non c'è nessuno che lo gli sta dietro. Quando l'Inter vince, stravince, non c'è nessuno che gli sta dietro. Quando il Milan vince, crollano le big quell'anno, perché l'Inter casca su se stessa e il Milan vince uno scudetto con meno di 80 punti, che è una cosa abbastanza rara. No, no, 86 a 84. Ok, sono comunque 86 punti. Non è stata una stagione dominata dall'inizio alla fine. È un buon punteggio. No, senz'altro, però è una squadra che in 20 anni ha vinto 2 scudetti. Per essere Milan è troppo poca roba per essere una squadra di quel livello storico. Sì. Aprire un ciclo Francesco, oggi... Francesco, il problema sai qual è? È che quando la squadra che arriva seconda subisce 49 gol, certo, e ne fa 72, allora bisogna parlare del perché, certo, praticamente... Ma infatti Milan l'anno scorso non ha mai lottato per lo scudetto. È questo. Il raffronto è questo qua tra Inter, certo, e Milan. Perché l'Inter, e poi c'è anche un'altra cosa, è più squadra l'Inter. Certo. E il Milan dipende dalle Luciano, A o dipende più da esperta. Tante cose. Luciano, prima magari non mi ricordo, forse non eri ancora collegato, io ho detto in modo provocatorio, ma mica tanto, che per me l'Inter quest'anno se non vince lo scudetto è veramente un disastro, perché mi ricorda in un certo senso quella creatura che Marotta costruì, che però non mancò 2 scudetti per strada. Cioè io parlo dello scudetto del Milan e del Napoli, per me sono clamorosamente mancati da Inzaghi in quegli anni. Quindi se quest'anno gli è stata messa uno stimolo sul contratto, perché si parla di 2 milioni di euro in più alla vittoria dello scudetto e non di altro, vuol dire che probabilmente Marotta ha paura che lui inciampi in qualcosa di questo genere. Ha lanciato il fatto che la trattativa nasceva con un prolungamento più lungo di anni. Allora per bilanciare, anche per un anno tu gli metti 2 milioni in più di euro su un contratto di un campionato. Ragazzi, io ragazzi non sono d'accordo con voi. Stai pungolando, non tu, io dico Marotta pungolando. Scusate un attimo, ma voi parlate di cose che sa la società, che sono cose che praticamente sono già fatte e messe in atto al momento opportuno, perché ci sa pure che quello che dite voi, 2 milioni eccetera, sia stata una cosa già fatta in anteprima. Attenzione, perché le società di calcio non sono società che vanno a raccontare tutto fuori, sono società che fanno delle cose e magari fuori non si sanno. Io credo che non siano i 2 milioni per recuperare la paura di Inzaghi, non siano i 2 milioni per farlo diventare più sicuro.
la realtà di questa squadra in questo momento è quella di sentirsi forte. E quando un presidente arriva a dire, e Marotta è uno par con le dichiarazioni, attenzione, quando arriva a dire che siamo pronti per la Coppa dei Campioni, può significare qualcosa, perché Marotta non è uno che butta là. Questo va ricordato che, certo, secondo me, insomma, poi lo conosco anche personalmente, credo sia un numero uno assoluto del calcio italiano, Marotta. No, io voglio dire che, cioè, sul discorso ciclo ci dobbiamo intendere, perché secondo me l'Inter, il ciclo, come dice Marotta sempre, dice, secondo me non siamo nemmeno alla metà del ciclo, perché lui intende ciclo 19-20, finale di Europa League, poi dal 20-21 inizia a vincere trofei ogni anno, il primo è lo scudetto di Conte, il secondo è lotta con il Milan punto a punto ma vince due trofei nazionali, il terzo finale di Champions e ancora due trofei nazionali, l'anno scorso due trofei tra cui lo scudetto. Se tu vinci, aspetta, però fatemi finire la frase, se uno vince sette trofei, fa due finali europee, vero, perse, e lotta per lo scudetto uno dei due anni in cui non vince lo scudetto. Cioè, non è ciclo sicuramente, questo. Sicuramente è un ciclo importante, ma non può per l'Inter essere soddisfacente, come non lo può essere per il Milan o per la Juventus, vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e mancare lo scudetto. Perché l'obiettivo veri sono quelli. Sì, ma in questi cinque anni per l'Inter, ti assicuro che è un ciclo avanti. Super soddisfacente. Sì, per carità. Poi se io dopo quattro scudetti di fila vincevo due Supercoppa Italiana e due Coppa Italia, non le festeggiavo. Quest'anno non ho festeggiato la Coppa Italia. Ma tocca a me, io non sto dicendo che l'Inter festeggia le Coppe Italia, ma sto dicendo che è una cosa, è una roba così. Allora, il Milan ha vinto uno scudetto, va bene se vinci, e in questi anni prima e dopo non è riuscito a dare continuità. Vero. L'Inter, anche nell'anno in cui non ha vinto lo scudetto, se tu fai la finale di Champions o vinci due trofei nazionali, è dare continuità, e la sta dando da, sì, però a fine Champions non è un trofeo. Conte e Inzaghi sono cinque anni, stanno dando continuità, più continuità di così. Posso fare, sì, che poi devono parlare loro, sì, due, scusate. Prego. No, un attimo solo, Braghi. Io voglio dire solo una cosa, prestate attenzione, c'è un cambio praticamente dirigenziale abbastanza notevole nel calcio italiano, e se il calcio italiano va in certe forme e verso qualche squadra e non va in altre, che praticamente in un momento, in particolari momenti, erano squadre che andavano per la maggiore, sapete che significa? Significa che i dirigenti non sono più quelli di una volta, e allora lì diventa un problema da verificare, un problema praticamente di cambiamenti di continui di allenatori, cambiamenti di squadra. Per esempio quest'anno la Juventus, ci arriviamo, ne parliamo dopo della Juventus, ne parleremo dopo. Comunque dicono tutti che cambia squadra, per adesso è venuta meno, non c'è dubbio. Bene, però ce lo teniamo per dopo, perché io che abbiamo 40 minuti ancora, voglio sentire voi due, abbiamo ancora 6 minuti per il break pubblicitario, è la seconda provocazione e ci abbiamo più tempo, ce la prendiamo dopo. Ma non è che, è chiaro che quello che abbiamo visto, diciamo, agli europei di calcio, non è colpa solo del nostro campionato, giocano tanti giocatori, troppi stranieri, meno stranieri, con pochi giovani, vedremo poi nel Milan che anche quest'anno Camarda mi sembra vada verso l'Under 23, ma alla fine non è che poi il dominio dell'Inter è frutto di un campionato non all'altezza, con troppe squadre scontate. Prima parlavamo dei miracoli del girone, dei miracoli dell'Eister. Chiaro che Moggi ha ragione quando dice che sta cambiando la governance delle società, no? Adesso qui non c'è voglia di aprire un discorso politico sui diritti, sui soldi o meno, o su quanti fondi stranieri sono venuti a comprare le squadre, ma lo potremmo fare, abbiamo tempo. Interessante però, sarebbe un discorso interessante. No, ma lo facciamo a breve, perché è una delle mie passioni, no? Del resto io, come sai, Luciano, sono anche un giornalista politico, quindi intreccio le due questioni. Però volevo dire, cioè, alla fine, più che il dominio dell'Inter, che l'Inter abbia paura di essere ancora l'Inter, è la seconda provocazione, forse sono le altre che devono cominciare a essere in grado. Cioè, il nostro campione si deve evolvere, che poi andiamo in Europa, andiamo a livello internazionale, e insomma, abbiamo visto delle cose da raccapriccio, o delle responsabilità precise. Qualcosa, secondo me, c'è da cambiare, però è un discorso che ci prendiamo una sera che andiamo a ruota libera. E no, ma andate, anche adesso, no. Fate, ma qualcuno non è ben impegnato. Finiamo a mezzanotte, io posso pure far saltare la scaletta andiamo avanti. No, sei anni che mi occupo dei giovani, quindi li ho visti tutti, quindi bisognerebbe tornare, io non dico... metà e metà, però dar fiducia ai giovani italiani, perché poi anche quando arrivi in nazionale
si fa fatica in questo momento, perché sono convinto che giocando pochi titolari oppure un campionato importante, quando va a livello di nazionale, insomma qualche problema ce l'abbiamo, quindi dovremmo essere più attenti. E io per giovani e 6 anni ho avuto la fortuna di vederne tanti, ci sono dei giocatori che bisogna aprire le porte. Perché non giocano da noi? Le squadre di questo campionato. Perché Milan proprio... Camardo lo manda nell'Under 23, poi ne parliamo. Lui è già uno bravo, però adesso c'è sempre non bisogna bruciarlo, oppure uno bravo ti dicono bisogna mandarlo in giro perché non è pronto. Quando uno lo ritieni bravo, io sono per quelli che avanti. Io ho esordito la prima partita a 16 anni, non l'ho mai presa, però intanto ho messo piede nel campionato. Ha fatto giocare. Nonostante la prima partita, sì, però se non trovavo chi mi dava fiducia ero ancora lì, è bravo e promettente. No, dobbiamo imparare in questo momento a miscelare grandi campioni con giovani, e ce ne sono tanti. Ma io su questo discorso posso anche essere giovane, d'accordo. Poi su abbiamo Camarda... messo al consesso giornalistico essendo giovane, no, scherzo. Poi su Camarda vi dico la mia quando parliamo di Milan, restando sull'Inter... Con l'Inter in questa chiave, non mi interessa ora l'Inter. L'Inter come metafora, io credo specchio che si... della mediocrità del calcio italiano. Non so se mi spiego, se ho reso l'idea. Io credo che l'Inter qualcosa stia evolvendo da questo punto di vista, anche se non sui giovani italiani. Cioè l'Inter ha evoluto sicuramente il suo pensiero nel passaggio da Zanga a Actri, cioè cercando di andare più su dei profili giovani, su dei profili anche da crescere e da rivendere. E forse il problema in Italia è proprio la materia prima, cioè il fatto che di italiani forti per squadre forti, e io mi riferisco soprattutto a Inter, Milan e Juve, ce ne sono pochi. Mi riallaccio a Camarda. Camarda può essere fortissimo, ma ha la forza e la mentalità di avere la 9 del Milan sulle spalle e di giocare titolare in Serie A? Io provo a rifare la domanda, perché secondo me non sono stato chiarissimo a Moggi. Io dico che se c'è una squadra favorita forte, nessuno toglie la sua forza, i meriti conquistati sul campo, la se capra un ciclo o meno, però poi ci ritroviamo in campionati che finiscono a metà stagione, no? Con troppe poche rivali, con partite scontate, con cose. Voi sapete, io ho diretto anche una grande testata nazionale, avevo il CSO della finanza che veniva e mi faceva degli ascolti di alcune partite che erano vicine all'asintoto allo zero. Diciamo che dobbiamo comprare tutte le squadre, ne compriamo 8, poi ne compriamo 4. Quale combiniamo, perché insomma, c'è un grande tema di livello e di passione della squadra italiana. Saranno solo i giovani, no, Moggi? E ci sarà un problema. No, è un po' tutto. È la scelta che viene fatta degli stranieri. Per esempio, gli stranieri prima venivano venivano giocatori inutili per Zidane, eccetera. Adesso vengono giocatori che vengono a valorizzarsi in Italia, tolgono il posto ai nostri giovani, perché è chiaro che il pubblico che va allo stadio vuol vedere il nome straniero, e allora è giusto che li coprino questi stranieri. Io vi faccio un esempio tipico, che Calzapennello, noi abbiamo tutti quanti detto che questo campionato, praticamente, che era il più bello del mondo, adesso è appena al terzo o il quarto. E sapete perché? Perché c'è stata un'invasione di stranieri di seconda e terza categoria, mentre prima c'erano i giocatori che si chiamavano Ibrahimovic, si chiamavano Van der Van Bass, eccetera. Adesso non ci sono più quelli lì, ma non solo, scusa, finisco. No, ma volevo fare una domanda in più, non volevo interrompere. Prego, dimmi, prego. Dimmi. No, prego. Volevo dirti, no, ma la tengo per dopo, allora finisci il ragionamento. Ecco, no, adesso il colpevole di tutto questo, sai chi è? È il presidente della federazione, Gabriele Gravina, il quale Gabriele Gravina, prendendo praticamente nel suo disinteresse calcistico ed essendo più interessato alle passerelle con il calcio, lui ha lasciato il decreto crescita in mano ai dirigenti delle società di calcio, i quali dirigenti delle società di calcio con quel decreto crescita pagavano meno i giocatori, e quindi andavano a comprare un giocatore e poi ne compravano uno o due per la panchina. Ed è così che siamo arrivati a giocare in 10 e anche 11 giocatori stranieri nelle squadre di calcio, il che vuol significare che praticamente abbiamo tolto tutto quello che era possibile per la nostra gioventù. E quando si dice che non ci sono giocatori giovani si sbaglia. Ma sapete perché si sbaglia? Si sbaglia perché noi siamo campioni dell'Under 17. Siamo campioni dell'Under 19 e siamo vice campioni del mondo della 20.
perché i nostri giocatori in campo non giocano? Allora, o ci sono dirigenti che non capiscono di calcio, oppure c'è un'impuntata di qualcuno che praticamente preferisce far giocare gli stranieri. Ma perché hai saltato, Luciano, perché scusate che ti interrompo, ma perché hai saltato la mia Under 19 che abbia vinto l'Europeo 2 anni fa? Ma ci va bene, te la metto anche a te, dai, ma tutti calcio. Però scusate, se la Premier è davanti a noi, è tutto vero quello che è stato detto, però se la Premier oggi è davanti e prende i migliori è perché diritti TV e strutture hanno più soldi. Scusa Barachino, rispondo a questa domanda, è giusto quello che dici, però per arrivare a questo hanno comprato i giocatori importanti stranieri, poi dopo quando è maturata la classe, praticamente quando è diventata più attraente la Premier, a quel punto lì si possono permettere bastone tutto. Noi, quando il campionato d'Italia, il torneo d'Italia, era un torneo bellissimo, potevamo fare di tutto. Tutti sarebbero venuti qui. Adesso, dei giocatori di prima categoria, non vuol venire nessuno. Si prendono quelli che hanno da 35 anni in su. Come farebbero praticamente in questo contesto qui e forse neppure lì, gli Emirati Arabi? Ma noi siamo nel paese che ha dovuto dividere adesso, con la Turchia l'Europeo, perché non abbiamo più di 5 adesso stati. Però sono le 22:02, ci interrompiamo un attimo, la pubblicità, poi torniamo perché voglio fare ancora una domanda su questo, poi parliamo del Milan e della conferenza anche oggi di Fonseca. E la domanda che voglio fare è se Gravina si doveva dimettere o meno, ma la facciamo, la risposta dopo la pubblicità.